Franco Bruno, candidato sindaco del Movimento La Catena. Buonasera. Iniziamo subito con una domanda veloce, un po' fra il privato e il pubblico. Inizio da Franco Bruno, allora le chiedo, ma lo chiederò poi anche a tutti gli altri, brevemente, non abbiamo pubblico, quindi il problema degli applausi non c'è. Veramente 45 secondi, mi dice un suo pregio e un suo difetto e perché ritiene di essere la persona giusta per guidare Trento per i prossimi 5 anni? Mi ha fatto la domanda giusta. Io non sarò complice come tutti gli altri, non ce n'è uno che non è complice. E è possibile che una città come Trento, che è ricca, tutto, c'è gente, ci sono molti lavoratori e altro, non è possibile che una città come Trento, dove abbiamo un sindaco, presidente della provincia, capo della polizia, capo dei vigili, capo dei carabinieri, e c'è un grandissimo spasso di droga sotto gli occhi di tutti in pieno giorno, di sera, a qualsiasi ora, le forze dell'ordine passano e non intervengono. Di questo parleremo, pregio e difetto. E a me negli anni ho sempre lavorato e mi hanno sempre insidiato. Pregio e difetto. E per quello che io mi candido come sindaco, perché adesso facciamo i conti. Il difetto è che non ascolta, pregio e difetto me lo vuol dire? Il pregio che c'è uno che tira fuori la verità, apre gli occhi a tutti. Perfetto. Un sotto difetto? Gli occhi degli altri che vedono e non fanno nulla e devono darci spiegazioni. Chiarissimo. Un difetto? Mio? Sì. Dovevo farmi i cavoli miei, ci guadagnavo di più perché io ho tante case, sto perdendo tanto tempo, tanti soldi. Arriveremo anche sto facendo interessi italiani, italiani dovrebbero aiutarmi un po' di più. Arriveremo anche su questi discorsi. Le chiedo questo, con il Movimento La Catena già da qualche anno ha provato ad offrire una risposta, diciamo, ai delusi e agli arrabbiati della vita e della politica, però senza successo. Perché questa volta il voto di protesta dovrebbe premiarla qui su Trento? Perché io sono artigiano edile, non ho mai votato in vita mia. I politici sono sempre stato contro perché non ha mai fatto interessi del popolo italiano. Questa volta può votarsi però. No, perché non sono residente a Trento. Ok. Perché è inutile, gli italiani parlano male dei politici e all'ultimo momento si fanno impallinare e li votano. Tanto qua è inutile, siamo qua in 8, c'è tutto Trento, sono 120.000 abitanti. SPQR i nostri antenati, no, a Roma. È inutile, tanto gli italiani perdono tempo, votare non serve a nulla. Non serve nulla perché questa è in contraddizione politica, con la sua partecipazione. No, sono i fatti. La politica è una presa in giro. Il sindaco di Trento è già stato eletto senza che votiamo. Al 70% vincono quei due signori che hanno fatto le grandi coalizioni. Perché hanno fatto le coalizioni, chi vota più voti danno ai loro partiti e più, loro hanno 7, 5... Perché sarebbe la democrazia, no? Sì, no, è legale, però non è giusto, perché una persona deve votare un sindaco per quello che è, non per interessi tra partiti che si mettono insieme e sfondano gli altri. Questa roba non è giusta, è inutile che votiamo, lo fate fare di voi, tanto il 70% siete voi più avvantaggiati di voi, fate fare di voi, facciamo prima, risparmiamo soldi e tempo o no? Oltre a questo, non ho finito. Ho finito il tempo, poi ci torneremo. Se bisogna governare la città nel momento più difficile degli ultimi anni, forse vale la pena unirsi prima e non fare accordicchi dopo. Per cambiare Trento, tutti a casa dovete andare, allora sì che cambia la storia. Ci sono 12 anni di crisi a noi artigiani, mai nessuno. Chiarissimo, vedremo anche sui temi economici. Può essere un'opera, a seconda di chi la sostiene, che può diventare il simbolo di Trento, un po' come è stato il Muse, diciamo, negli ultimi anni. Sto parlando della funivia che dovrebbe collegare la città di Trento alla sua montagna, al Monte Bondone. È stata inserita nel piano regolatore generale, è chiaro che è ancora una storia tutta da scrivere. È favorevole o contrario alla funivia? Ma in Italia c'è un debito pubblico, no? E cosa facciamo la funivia a fare se non ci sono costruzioni, non c'è sviluppo, non c'è niente? Qua se andiamo avanti così, tra 10 anni siamo tutti vecchi perché a Trento in Italia non ci sono più bambini. Dobbiamo guardare le case di te, dobbiamo mandarli tutti a casa, che se fa un mutuo se la compra la casa, e ci mettiamo dentro le famiglie giovani e fanno figli. Allora dopo facciamo funivia tutto. Là, la funivia che c'è, c'è quella, è bella, è tutto, io in 30 anni non sono mai andato, non mi sembra che c'è tanta quella richiesta. Quella di Sardegna sta dicendo? Di che funivia sta parlando? La funivia che c'è, cosa ne facciamo un'altra a fare se io non sono andato? Non è che sono tanti che ci sono andati, se c'è richiesta, c'è sviluppo, ci sono bambini, ma qua vede un bambino, negli anni 80 si vedono bambini, qua non ne vedono più,
Questi sono hobby più gravi, più importanti da fare, no? A guardare queste stupidate. Quindi lei dice non è assolutamente la priorità. No, non ci sono soldi in Italia, posso non li facciamo, però, perché ci specchiano sopra persone che non devono. Posso chiederle, secondo lei, quale potrebbe essere il destino del Bondone? A Funivia non fatta, evidentemente. C'è Bondone, c'è Valdicemba, c'è Terragnolo, ci sono tante zone. Stiamo perché parlando Bondone del sì e l'altra parte noi? Sì, c'è Valdicemba. E quindi c'è... secondo lei il Bondone va bene così com'è adesso? Così com'è adesso? Ci sono costruzioni, c'è sviluppo? Sì. No, non c'è. Allora perché cosa dobbiamo fare? Qua dobbiamo guardare i bambini, non ci sono bambini. Le nostre donne sono non figli, fra 10 anni faremo una brutta fine. Il Bondone non è la priorità, perché secondo donne, lei tra qualche anno tanto non ci andrà nessuno, capito? Qual è il tema che impegnerà la vostra visione di città anche in una linea di discontinuità rispetto a questi 25 anni? Uno? Oh, finalmente. Perché qua si parla... Dobbiamo parlare di robe importanti, no? Di stupidate, no? Quindi lei vuole passare il giro e andare subito a parlare di sicurezza? Dopo, no. No, quindi no. Intanto c'è la domanda che segno di discontinuità vuole dare a Trento? Non è possibile, parliamo di funivia che non c'è la fila lunga un chilometro, c'è quella che rimane quella. Chi è che ha soldi? Siamo presi a crisi, c'è un debito pubblico alto, anche le imprese si lavoro da lavoro, se c'è lavoro è meglio anche per qualche impresa, però quello lì non è un'urgenza. Io non capisco, dal Brennero fino a Sicilia, in tutte le città che ci fermiamo non ce n'è una sotterrata. Perché Trento bisogna fare la stazione sotterrata? Bologna anche Firenze, sta facendo sotto. Sì, Bologna e Milano sono città gigantesche, ma Trento che è piccola. Un attimo, lo lasciamo andare avanti. Sì, ma Trento è piccola, perché dobbiamo farla? Ma poi Bologna è stata fatta 30, 40, 50 anni fa, non oggi. C'è un debito pubblico. La stazione di Bologna è tarata, aperta 10 anni fa, quando ho fatto l'alta velocità. Sì, 10 anni fa, non adesso. Adesso c'è il debito pubblico. Noi abbiamo in ritardo, appunto, perché quelli che hanno governato hanno pensato. Perché dicono andrà a lunga... Un attimo. 20 anni fa di fare l'intervento della ferrovia. Il discorso è chiaro, vada pure avanti. Andrà a lunga per 20 anni, vediamo alla fine chi la paga. Se c'è un debito pubblico alto, non ci sono soldi, perché andiamo a fare queste robe qua? I cittadini perché non votano? Perché sono seri, quelli che votano non sono seri. Io sono qua perché voglio mettere un palo nel sedere in tutta la classe politica, è per quello che sono qua io in mezzo. I cittadini cos'è che vogliono? I cittadini vogliono, quando uno va in città, la sicurezza, non è che vogliono funivia, stazione, quello lì non le frega niente, è importante che c'è, no? Piazza Dante, tutti i parchi di Trento sono tutti invasi di spacciatori. Senta, Bruno, Santa Maria, tutta la zona centrale è tutta spacciatura. Bruno, sono nessuno ha mai siccome intervenuto. È proprio, questo è il tema di cui parliamo adesso. Allora io parto da lei. Mi sembra evidente, la domanda era c'è un problema sicurezza a Trento? Io non ho mai sì? votato, io non cosa, sono un politico, non voglio anche esserlo. Da dove si parte io sono per qua risolvere? Perché nessuno certo. Da dove si parte per risolvere il problema della non sicurezza a questo punto a Trento? Scusa, qui non siamo nel Far West. C'è un sindaco, un presidente della regione, presidenti consiglieri comunali, polizia, carabinieri, capo di polizia, carabinieri, e mai nessuno è intervenuto. Però a me 20 anni fa mi ha messo in galera, che ho dato, andavo con le nere, facevo giretti, mi ha messo in galera. Ma io non capisco, qua a Trento c'è il sindaco, è una brava persona, lo rispetto, no? Magari c'ha gli occhiali, non ha visto bene in 8 anni. Comunque può adesso anche essere. Adesso non sarà però, più lui, però no, c'è sindaco. Fugati che anni fa era anche con lui com'è, che andavamo, siamo andati al sindaco a fare casino. Lui dice di essere un uomo di... Prima le sensazioni con Fugati? No, te lo dico dopo. No, c'è subito che è interessante. C'è Fugati che no, dice. Fugati non è presente, non so se mi no, devo no, fare c'è, l'avvocato. No, c'è Fugati che dice di essere un uomo di destra e odiare i profughi, no? E come mai lì a 50 metri dove è il Consiglio Provinciale, a 50 metri spazzano droga e non è mai intervenuto? Come mai se lui ha gli attributi alle palle? Faceva il signore, faceva il grande quando c'erano le elezioni. Perché non viene con me a fa un confronto televisivo o anche in piazza e mi dà spiegazioni a me perché non interviene? Potremmo e parlava bla bla bla, adesso potremmo non fa niente. Vedere. Allora, fa un confronto con me e mi dà spiegazioni a me, no ai cittadini, che nessuno ha preso in giro. È chiaro. Guardate cos'è dove che ha fatto lei si pone chiamalo, in totale. Bruno ha chiarito, vada avanti Ianeselli. Ianeselli vada pure avanti. Di noi e delle nostre proposte. Dovete andare tutti a lavorare come fate voi. Fermi. Allora,
Vianeselli va davanti. Silenzio, gli altri, prego. Dicevo, non tutta la città è insicura, concentriamoci sulle zone della città dove c'è un problema di sicurezza. Allora, allora, all'inizio della puntata le ho detto che come nel calcio esiste l'espulsione, per cui lei è stato avvertito. Ma no, lei è stato il primo a parlare di questo argomento. Lei è stato il primo a parlare di questo argomento. Ianeselli, se interrompe ancora i suoi colleghi candidati, sono costretta. No, ma io la prego. So la storia, sì, basta, ok. Quindi, di la tua, però okay. Adesso basta. Questi 15.000 studenti, che sono una minoranza di Trento, e molti dei quali sono fuori sede, sono persone dalle quali la città non può prescindere. E vi chiedevo questo, l'abbiamo visto anche appunto con questa emergenza Covid, i dati sono degli ultimi giorni, 5.000 studenti non hanno ripreso in affitto le loro abitazioni perché seguiranno probabilmente la didattica a distanza. Questo significa naturalmente anche una grave perdita dal punto di vista economico per la città, anche se naturalmente il contributo che loro danno è molto superiore a quello economico. Penso anche alla perdita di queste settimane della loro offerta culturale che gira intorno a questi studenti e alle loro associazioni. Vi chiedevo qual è la vostra idea un po' della presenza di questa università fondamentale e soprattutto come si può anche venire incontro a questa parte della nostra società trentina, gli studenti che spesso non sono capiti fino in fondo, sono sfruttati anche per quanto riguarda la parte degli affitti e quindi meriterebbero forse un'attenzione diversa. Bruno. Di affitto me ne intendo perché è da due generazioni che affittiamo. A Bolzano abbiamo un hotel di famiglia da decine di anni che la crisi colpisce. Qua a Trento dicono che gli affitti sono alti. Perché sono alti? Perché qua a Trento ci sono tante università e ci sono tanti ragazzi, studenti che vengono da fuori. Quindi ci sono tanti appartamenti affittati. Se adesso dicono che 5.000 studenti non ci sono più a Trento, è una cosa grave, gli affitti si abbasseranno. Perché anche il Limo è alto. Gli diventa un po' un debito, perché diceva il professore prima che suo figlio studia a Torino, no? Io ho fatto negli ultimi anni, sono stato bravo, ho comprato case e appartamenti in Piemonte. A Biella c'è un appartamento di fianco all'università di Biella, non so se conosce. E lì gli affitti sono un po' di meno della metà a confronto qua. E addirittura è di meno della metà di qui e ho difficoltà a affittare perché non c'è richiesta. Quindi c'è il problema degli affitti. Vi faccio un'altra domanda, vi chiedo cortesemente di essere un po' breve perché ci siamo dilungati. Il candidato Bruno ci porta una misura catastale perché continua. Sì, ma lei non deve. Scusi, De Gasperi, no, perché che siamo tutti non curiosi, posso neanche perché avvicinarmi troppo per ragioni di foglie. Non può. Ecco, una volta che Bruno è stato corretto, non la deve provocare. Io ho fatto tanti sacrifici, ho lavorato in vita mia. Allora, Bruno, non ho fortuna con le donne, ma con le case ho una grande fortuna. La giunta provinciale ha voluto dare un segnale e ha detto: la domenica i negozi restano chiusi nelle città e nei centri considerati non turistici. Trento è finita in questa lista di centri considerati non turistici e dunque le serrande si sono abbassate con possibilità di deroga di 18 domeniche all'anno. Brevissimi, siete d'accordo o no? Non sono d'accordo, no, perché su 7 giorni un giorno chiudi e gli altri 7 giorni non ne sei a rischio di essere contagiato. Per un giorno è domenica, perché anche mio padre da centinaia di anni che abbiamo frutta e verdura, no? È la domenica che fai più soldi, tu non devi chiudere domenica, è ridicolo chiudere domenica, perché io vado sempre nel Veneto e vado lì e trovo quasi tutto aperto, qua è chiuso, è assurdo. Lei dice si rischia che i consumatori vadano anche fuori. Si è tranquillizzato anche Bruno, mi raccomando, comunque è chiaro. C'è un problema di presenza di scuole confessionali e le conseguenze sono anche quelle a cui abbiamo assistito. Un problema di presenza di scuole confessionali, un problema. Viva i spazzatori, vai, viva, viva. Tocca a Bruno. Silenzio gli altri, prego. Se no fate come me dopo, dopo Marica, dopo vi tiro l'orecchio anche a voi. Altrimenti dobbiamo minacciarli di espulsione anche loro, prego. No, Marica, perché questa insegnante... Non la sto prendendo in giro, prego, vada avanti. Questa insegnante qua
cioè queste scenate qua, io nei miei confronti deve vergognarsi, no aspetta, nei miei confronti deve vergognarsi, perché io sono figlio di un ex balilla, mi ha dato un'educazione, no? Però aspetta, no, non ho finito, cioè nei miei confronti, ma è una roba mia, che è mia, roba mia, mentale mia, no? Sì, appunto. Però, sì. Però se questa insegnante, allora, è chiaro, se questa insegnante faceva giochi erotici e altre robe, no, dopo non è vero. È la questione che se una persona fa il proprio lavoro non dovrebbe essere considerata e giudicata per il proprio orientamento sessuale. Dopo lavoro questa insegnante può fare quello che vuole. È chiarissimo. Okay. Non ho finito. Dopo lavoro può fare quello che vuole, no? Basta. Non doveva essere licenziata, perché se durante i ragazzi si comportava bene, cosa gli interessa? Sono affari suoi.